Ad Agrigento, su iniziativa dell'Associazione Alzheimer Agrigento, diretta da Angela Parisi, in piazza Cavour è stato allestito a disposizione del pubblico un gazebo informativo. E oggi, sabato, ancora al Viale della Vittoria, alla Villa Bonfiglio, dalle 18 alle 21 si svolge l'Alzheimer Fest, tra iniziative informative e di intrattenimento artistico. Ieri 21 settembre, giornata mondiale Alzheimer. La nostra iniziativa dell'Associazione Alzheimer Agrigento continua anche oggi a Villa Bonfiglio. Pomeriggio dalle ore 18 alle 23 ci sarà una Alzheimer Fest. Questo significa che la cittadinanza è invitata a partecipare. Noi abbiamo innanzitutto chiesto ai cittadini di partecipare e dare un segno di presenza e di solidarietà portando una torta che verrà distribuita e che sarà appunto il segno della sensibilità a questa problematica che molte famiglie vivono in assoluta ancora purtroppo solitudine. Ci saranno momenti che riguardano anche due terapie, la pet therapy e il percorso sensoriale degli odori, che sono terapie palliative ma che sono le uniche valide attualmente, visto che la ricerca non ha ancora dato, diciamo, i risultati sperati definitivi per la cura di questa patologia. Sono senz'altro delle cure che vengono utilizzate per poter far migliorare, diciamo, le persone affette da questa patologia. Ci saranno momenti di intrattenimento, di teatro, musica, fatti da artisti locali agrigentini, con la compagnia di Mario Gazziano, e quindi anche questo sarà un segno di sensibilità verso queste problematiche. Sarà presente poi il consorzio dell'Uva Italia di Canicattì, che ci ha donato un quantitativo di uva che verrà distribuita, e inoltre la PMG, che si occupa di mobilità garantita, proprio perché il fatto di avere un mezzo che possa essere utilizzato per accompagnare questi utenti in associazione è fondamentale per noi. Quindi invito tutti a partecipare oggi pomeriggio dalle 18 alle 23 stasera a questa grande festa Alzheimer.